Allora, buonasera a tutti. Abbiamo fatto i 10 minuti per far sì che tutti voi possiate essere il più possibile presenti. Mi chiamo Daniela Rebecchi, sono la responsabile di studi cognitivi della sede di Modena. Questo è il terzo incontro che vi presento e con me c'è la dottoressa Brugnoni, che è, diciamo, l'organizzatrice insieme al gruppo degli operatori del Centro su Disturbi di Personalità delle Cliniche Italiane di Psicoterapia, che è presso la sede di studi cognitivi. Il centro quindi organizza una serie di incontri, questo è il terzo. Nei precedenti avevamo avuto la dottoressa Boldrini col trauma, la dottoressa Freddi sulla rabbia. Stasera abbiamo la dottoressa Luana Lazzarini, che è sempre un'operatrice, anche lei psicologa, psicoterapeuta, didatta di studi cognitivi e opera nel centro clinico di Modena di studi cognitivi. Prima di presentarvi l'iniziativa e il centro, due parole, anche perché le abbiamo dette anche negli altri incontri, di chi siamo. Quindi noi siamo psicologi, psicoterapeuti della sede dello studi e didatti, molti di noi, della sede di studi cognitivi. Studi cognitivi è una scuola, prioritariamente una scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale. Ha diverse sedi, la sede centrale a Milano, con diverse sedi nel nord. Nord e Centro Italia, Milano, Mestre, Bolzano, Genova, San Benedetto del Tronto, Firenze e appunto Mestre. Ecco, quello che è importante dire è che studi cognitivi, oltre a essere una scuola, è anche un centro di ricerca in psicoterapia cognitiva e ha quello che è il più riconosciuto giornale di psicologia in Italia, State of Mind, quindi un web journal di psicologia. Dentro studi cognitivi, dentro la scuola, all'interno della sede della scuola ci sono anche i centri clinici, quindi afferiscono utenti per disturbi psichici, okay, sia dell'infanzia, dell'adolescenza, della coppia e dell'anziano. Quindi tutti questi webinar sono collegati e organizzati perché all'interno del centro clinico ambulatoriale è anche presente un centro che ha un ambulatorio intensivo dedicato ai disturbi di personalità. All'interno di questo, quindi, di questo centro, ove questo ambulatorio, i professionisti stanno organizzando una serie di incontri tematici, che sono un po' appunto gli argomenti, i temi e le problematiche che vengono affrontate dentro il centro. Questa sera è la sera della mindfulness. Dentro il centro clinico per i disturbi di personalità viene quindi offerta un modulo che è quello della mindfulness e ce ne parlerà quindi la dottoressa Lazzarini e il titolo è proprio La pratica della mindfulness, come può aiutarci a gestire meglio le nostre emozioni. Precedentemente o alla fine la dottoressa Brugnoni, vi presenterà il centro perché appunto partirà a settembre, quindi chi fosse interessato sia ad inviare problematiche sia che per pazienti, sicuramente può essere quindi di interesse anche alcune vostre domande informative. Quindi lascio la parola alla dottoressa Brugnoni per la presentazione con la dottoressa Lazzarini. Io vi auguro una buona serata e un buon dibattito e una buona esperienza questa sera con questo seminario. Allora, buonasera a tutti. Dirò solo due cose brevemente all'inizio e poi dopo concluderò alla fine, insomma. Abbiamo presentato, come diceva la dottoressa Rebecchi, stasera proprio una serata sulla mindfulness perché appunto all'interno anche del nostro centro dove stiamo organizzando e dove partirà appunto a settembre questo percorso per i disturbi di personalità, ci concentriamo su un percorso intensivo individuale di gruppo e facendo riferimento a quello che è la letteratura scientifica, all'interno del nostro centro utilizziamo la terapia dialettico-comportamentale appunto della Marshall Linehan, dove un elemento importante appunto è quello anche della mindfulness. Quindi all'interno del nostro percorso dedichiamo proprio un intero gruppo di un'ora e mezza a settimana proprio al percorso della mindfulness, insieme ad altre attività di gruppo che fanno sempre riferimento al modello
dell'attico comportamentale, quindi ci sono i gruppi della regolazione emotiva, dell'efficacia interpersonale e quelli legati alla tolleranza nel stato emotivo. Abbiamo anche un'attività di gruppo per quanto riguarda la ruminazione e il rimuginio e infine un'attività di gruppo per i familiari dei pazienti che accedono a questo percorso, oltre a un momento che viene dedicato settimanalmente individuale ai pazienti appunto che fanno tutto il percorso. C'è una prima parte in cui i pazienti svolgono queste attività e una seconda parte in cui poter mettere in atto tutte le varie abilità o capacità, potenziarle, grazie all'intervento di due tecniche della riabilitazione, che quindi aiutano a potenziare il percorso fatto. E questo anche per quanto riguarda appunto la mindfulness, dove l'elemento fondamentale è comunque anche qui sempre l'aspetto della pratica. Lascio adesso per illustrarvi bene il senso proprio della mindfulness e quindi perché poi lo utilizziamo all'interno del nostro centro alla dottoressa Lazzarini. Grazie, grazie Alessandra, grazie Daniela. Allora, metto le slide. Si vedono? Forse non ho fatto. Si va in presentazione generale, così le ampli. Allora. Devi solo andare. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Io vi parlo, appunto, come già stato accennato, dell'importanza dell'utilizzo della pratica della mindfulness come strumento di aiuto nell'acquisizione delle abilità di regolazione emotiva. Io conduco appunto all'interno del centro i gruppi di mindfulness che hanno proprio come obiettivo quello di incrementare le abilità di mindfulness. Tra poco vediamo un pochino meglio quello che è il razionale e il paradigma teorico di riferimento. Intanto diciamo che la parola, cos'è la parola mindfulness? La parola mindfulness è la traduzione inglese della parola sati, che in lingua pali, una lingua indiana, significa attenzione consapevole. Da secoli la mindfulness è stata introdotta e praticata all'interno di contesti spirituali, meditazioni buddiste, vipassana, zen, e però negli ultimi anni c'è stata una crescente attenzione all'interno del panorama psicologico occidentale proprio per l'utilizzo di queste pratiche che sono state in qualche modo scorporate da quella che è la componente religiosa all'interno del quale sono nate le pratiche meditative, per essere applicate, quindi diventare delle tecniche applicate da un punto di vista clinico per lo sviluppo e l'incremento del benessere individuale. In particolare sono stati sviluppati tutta una serie di percorsi e di gruppo per volti principalmente alla riduzione dello stress e anche per l'applicazione all'interno di vari percorsi di tipo psicoterapeutico. Gran parte degli interventi che ad oggi vanno sotto il nome di mindfulness sono il frutto di un lavoro che è iniziato negli anni 70 da Jon Kabat-Zinn, che è appunto un biologo e professore statunitense, che è colui che per primo ha fatto questa trasposizione delle tecniche meditative, della meditazione consapevole all'interno del contesto occidentale e ha iniziato a svolgere ed applicare, diciamo, dei percorsi di gruppo che inizialmente sono stati introdotti per persone che avevano difficoltà, problemi di dolore cronico o malattie terminali. Dopodiché l'applicazione ha portato effettivamente dei risultati di efficacia e pian piano queste pratiche sono state estese a diversi disturbi anche di natura più strettamente psicologica. Quindi ci sono stati dei riadattamenti che sono stati fatti appunto attraverso dei protocolli utilizzati proprio per il trattamento, ad esempio, dell'ansia o della depressione.
In generale, diciamo che negli anni si sono accumulate delle evidenze di efficacia effettivamente di questi percorsi. Io qua ho riportato alcune evidenze che ci dicono come effettivamente applicare le abilità di mindfulness in modo costante e partecipare a questi programmi che di solito durano 8 settimane, quindi 2 mesi, con degli incontri settimanali e poi ovviamente si richiede di fare per quanto possibile pratica quotidiana perché permette di incrementare sempre di più appunto queste abilità e dopo appunto questi percorsi si riscontra una maggiore capacità, un incremento delle abilità di regolazione emotiva, una diminuzione di quello che è la disforia dell'umore, un rafforzamento della risposta immunitaria. Sappiamo ad oggi che lo stress e le difese immunitarie sono due concetti strettamente correlati, non c'è una separazione tra mente e corpo, quindi nel momento in cui si mettono in atto dei programmi che permettono di ridurre la risposta da stress, il nostro sistema immunitario migliora. E inoltre è stato messo in evidenza come questo permette di migliorare i livelli di ansia e di depressione. L'ansia e la depressione sono due condizioni cliniche che hanno un atteggiamento e uno stile di pensiero che è molto orientato o al futuro o al passato. Quindi è chiaro che nel momento in cui cerchiamo di sviluppare, come vedremo tra poco con la mindfulness, invece un atteggiamento che è orientato al presente, questo permette di ridurre tutto quello che è il correlato clinico della depressione e dell'ansia. Migliora e riduce i livelli di rabbia, di irritabilità e anche il funzionamento di quei sistemi fisiologici come quello cardiovascolare e gastrointestinale che sono direttamente connessi alla risposta attacco-fuga e quindi a delle reazioni di allarme. Quindi in generale possiamo dire che è stato riscontrato un miglioramento della sofferenza psicologica e un aumento del benessere. Oltre appunto a Kabat-Zinn, che quindi per primo in generale ha portato, no, ha dato al via a questa sistematizzazione delle pratiche di mindfulness in Occidente, ci sono stati altri clinici che hanno preso le pratiche della mindfulness e le hanno inserite all'interno proprio di quello che è l'impianto teorico nel trattamento psicoterapeutico, quindi all'interno di applicazioni di tipo psicoterapeutico. E uno di questi, un grandissimo clinico, è Marsha Linehan, che è appunto colei che ha ideato la Dialectical Behavior Therapy, la DBT. Rappresenta ad oggi appunto un gold standard nel trattamento del disturbo borderline della personalità e in generale nel trattamento di tutto quello che sono problematiche relative alla disregolazione emotiva. Quindi diciamo che ovviamente spiegare il presupposto teorico della DBT esula da questo intervento, però quello che possiamo dire è che la DBT si basa su 3 importanti paradigmi teorici e che uno di questi è proprio la mindfulness. Quindi le basi teoriche della DBT sono la mindfulness, la CBT, quindi la terapia cognitivo-comportamentale, e la dialettica, che è un elemento innovativo proprio del trattamento. In generale l'obiettivo è quello di generare il cambiamento partendo dal presupposto che per generare cambiamento bisogna riuscire e partire dall'accettazione di quello che c'è. Quindi all'interno della DBT, di questa particolare terapia, si cerca sempre di equilibrare delle strategie che vengono definite di accettazione, all'interno delle quali appunto c'è la mindfulness, con strategie invece più orientate al cambiamento che permettono di, nel momento in cui sono in equilibrio dialettico, di generare appunto cambiamento. Quindi diciamo che l'obiettivo del trattamento è quello di ridurre la disregolazione emotiva. Si parte dal presupposto che la disregolazione emotiva cronica è generata da 2 aspetti che si incontrano, ovvero da quando abbiamo la presenza di una vulnerabilità emotiva che incontra un ambiente definito come invalidante, questo genera un problema cronico di disregolazione emotiva.
Quindi, cosa si intende per vulnerabilità emotiva? La vulnerabilità emotiva è la presenza di un'alta sensibilità a degli stimoli, un'alta reattività e un lento ritorno alla linea basale. Che cosa significa? Che una persona che ha una difficoltà nella regolazione emotiva e che ha una vulnerabilità ad uno stimolo emotivo risponde in modo estremamente intenso, estremamente veloce, quindi con una forte reattività, e ci mette molto tempo a ritornare ad una linea basale rispetto a una persona che non ha la vulnerabilità, un problema di vulnerabilità emotiva. Quindi, partendo da questa concettualizzazione, il cuore appunto della DBT è proprio orientato al ridurre il problema di disregolazione emotiva e invece aumentare la capacità di modulare le emozioni. Per questo la DBT, appunto, come è stato già accennato, si orienta su quattro moduli fondamentali, che sono il modulo di regolazione emotiva, di tolleranza alla sofferenza, di efficacia interpersonale e di mindfulness. Questi quattro moduli, che ad esempio all'interno del centro sono condotti in modo sequenziale, il gruppo di regolazione emotiva, di tolleranza, di efficacia interpersonale si susseguono e sono svolti 2 volte alla settimana, mentre il gruppo della mindfulness è svolto 1 volta alla settimana, però è presente in modo costante. E ora capiamo anche perché. Il modulo della regolazione emotiva è orientato al cambiamento delle risposte emotive, quindi si acquisiscono delle abilità volte al cambiamento. Quello della tolleranza e della sofferenza è volto all'imparare strategie che permettono di gestire situazioni di crisi. Quello di efficacia interpersonale permette invece di acquisire delle abilità interpersonali per essere più efficace all'interno delle relazioni. In tutto questo, la mindfulness rappresenta una sorta di abilità collante, un po' come se dovessimo definirla un'abilità trasversale che fa come dire, da cemento per permettere alle altre abilità di potersi strutturare. Perché? Perché permette di allenare un atteggiamento mentale che in qualche modo rappresenta la base per far sì che le altre abilità possano essere applicate per generare del cambiamento. Quindi, in questo senso, e questo è il senso del perché la mindfulness all'interno del trattamento è un'abilità costante, anche ovviamente quando si fanno anche gruppi in regime non di day hospital, che chiaramente permette di fare un trattamento più intensivo e più completo, però comunque sempre la mindfulness è considerata come un'abilità che si ripete all'inizio di ogni nuovo modulo, che sia quello di efficacia interpersonale, che sia quello di regolazione emotiva o quello di tolleranza alla frustrazione, alla sofferenza. Quindi, che cos'è la mindfulness? Se vogliamo dare, diciamo, una definizione un po' più esaustiva, che è quello secondo la definizione che ha dato lo stesso Jon Kabat-Zinn, la mindfulness la possiamo definire come l'abilità di porre attenzione in un modo particolare, cioè intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante. Ora, l'importanza della capacità di dirigere in modo consapevole la nostra attenzione attraverso e in quello che ci sta accadendo nel qui ed ora è legata al fatto che alla base dei comportamenti impulsivi che di solito no, ci sono nel momento in cui ci sono dei problemi di regolazione emotiva, c'è una scarsa consapevolezza dei propri stati interni, dove per stati interni si intende pensieri, emozioni, sensazioni fisiche. Quindi che cosa significa? Significa che ci si trova a gestire un comportamento impulsivo che però, come dire, per risolvere il problema non possiamo focalizzarci sul comportamento impulsivo, perché il comportamento è la fine di una catena della quale dobbiamo diventare consapevoli se vogliamo imparare a gestire il comportamento disfunzionale. Quindi questo è quello, chiaramente questo è lo scopo in generale del percorso terapeutico, ma è proprio l'obiettivo che mi permette di incrementare la mindfulness, ovvero incrementare la consapevolezza degli stati interni che poi portano ad un problema di regolazione emotiva.
Quindi, quando parliamo di mindfulness, ci si riferisce a tre caratteristiche in particolare. Allora, la mindfulness significa cercare di stare sul momento presente. Ora, stare sul momento presente, perché è importante? Perché tendenzialmente noi tendiamo, no, a mettere in atto nella nostra quotidianità tutta una serie di comportamenti che sono automatici. Si dice appunto che andiamo con quello che viene definito il pilota automatico, cioè mettiamo in atto dei comportamenti che sono abitudinari, che diventano delle procedure interne di cui a volte non siamo neanche consapevoli. L'esempio appunto che faccio sempre è nel momento in cui prendiamo la macchina per magari andare al lavoro facendo la stessa strada che facciamo da un anno. Chiaramente nel momento in cui io potrei prendere la macchina e non essere minimamente consapevole di quello che incontro per strada, perché faccio la strada, a meno che chiaramente non vengo bloccata da un sistema di pericolo per cui accade qualcosa che riporta su di me l'attenzione su quello che sto facendo, se no vado in modo automatico e non sono consapevole del percorso che sto facendo. Posso nel frattempo parlare, posso ascoltare la musica, posso pensare a quello che farò e quello che devo fare durante la mia giornata. Questo significa andare con il pilota automatico. Ora, esercitare la mindfulness rispetto a questo significa essere consapevoli di tutti quegli automatismi che non riguardano solo l'andare in macchina, ma che riguardano ad esempio anche i nostri pensieri, i nostri modi di interpretare le situazioni, quindi quelle modalità, quei pensieri automatici, quegli schemi che in automatico si presentano e mi portano a leggere la realtà in un determinato modo che non necessariamente è legato al presente. Quindi per questo è importante provare e cercare di stare orientati sul presente. L'altro aspetto della mindfulness molto importante è l'abilità, allenare la capacità di abbandonare il sistema di giudizio. E, come dire, il giudizio, tutti siamo abituati a giudicare molto, però nel momento in cui si cerca di adottare un atteggiamento di tipo mindfulness dobbiamo cercare di abbandonare un sistema di valori nel senso di giusto, sbagliato, buono, cattivo e invece provare a stare sui fatti. Quindi questo non significa che tutto va bene, che non ci sono problemi, che non dobbiamo considerare le cose che creano dei problemi, ma che dobbiamo imparare a stare sui fatti, a notare le conseguenze e discernere quello appunto che è utile da quello che è dannoso senza entrare in un sistema giudicante. E queste sono abilità che vanno allenate chiaramente, perché il giudizio fa parte, è parte proprio della società all'interno del quale viviamo. E dall'altra parte dobbiamo imparare a, come dire, non rifiutare il momento presente. Che cosa significa questa cosa? Questo è un aspetto molto importante per persone che hanno dei problemi di regolazione emotiva. Significa che, ed è direttamente connesso all'abilità di tollerare delle emozioni negative. Cioè, nel momento in cui io mi alleno a stare nel presente, mi alleno a stare nel presente sia che sia piacevole, sia che sia spiacevole, sia che in questo momento io sento qualcosa di negativo, sia che io sento qualcosa di positivo. E nel momento in cui sento qualcosa di positivo, mi allenerò a non attaccarmici e quindi essere capace di lasciarlo andare. Nel momento in cui sento qualcosa di negativo, mi allenerò a tollerarlo. Questa è un'abilità molto importante da imparare, perché le emozioni negative fanno parte della nostra vita e soprattutto appunto quando ci sono dei problemi di regolazione emotiva si tende a evitare le emozioni, a evitarle, a sopprimerle, a stordirle, comunque a fare qualcosa che mi permette di non sentirle. Perché? Perché chiaramente se io ho una difficoltà di regolazione emotiva, nel momento in cui sento l'emozione e non ho delle abilità per gestirla, la percepisco come soverchiante. Quindi è normale, no? È naturale che io abbia, come dire, l'impulsività e l'istinto a fare qualcosa che mi permette in qualche modo di allontanarla il più possibile. E da qui deriva la funzionalità magari di comportamenti che metto in atto
che hanno delle conseguenze, ma che nel momento mi aiutano, che possono essere ad esempio faccio uso di alcol, mi faccio una buffata, evito l'emozione, faccio uso di droghe, ci possono essere infiniti comportamenti che mi permettono di sopprimere l'emozione e che in qualche modo diventano, si stabilizzano e si rinforzano proprio per questo motivo qui, perché mi aiutano a regolarmi nel momento in cui io non ho altre capacità. Tuttavia, questo genera un problema enorme. Il problema qual è? È che io non acquisisco la capacità di regolare l'emozione. Quindi, ogni volta che io entrerò in contatto con quell'emozione, sarò al principio, sarò al punto di partenza. Quindi, da una parte mi aiuta, dall'altro mi fa restare incastrato completamente in questa dinamica. Per cui, io sono obbligato a fare sempre solo questa cosa per potermi in qualche modo aiutare. Nel momento in cui facciamo la mindfulness, si cerca invece proprio di allenare l'abilità, no, di prendere contatto con delle emozioni spiacevoli, ad esempio all'interno del gruppo, in terapia, all'interno comunque di contesti protetti, solitamente a partire da stimoli non, come dire, soverchianti, anche perché quando gli stimoli diventano troppo forti sono necessarie delle altre abilità di tolleranza. Però pian piano inizio a prendere confidenza con delle emozioni di tipo negativo e quindi inizio a sentirle, inizio a capire e a osservare dov'è che le sento nel mio corpo, come, no, si comportano, quindi quando arrivano, quanto durano, quanto è la loro intensità, quando se ne vanno. Inizio in qualche modo a identificarle, a distinguerle. Inizio a capire cos'è che le facilita e cos'è che non le facilita, gli posso dare un nome, quindi inizio a prendere confidenza e pian piano che io mi espongo come se fosse una sorta, diciamo, di esposizione, inizio ad essere più capace di graduare le mie emozioni. Quindi anziché sentirle o per niente o sentirle fortissimo, inizio a inserire una gradualità, per cui mi inizio magari a rendere conto di quando sta arrivando un'emozione spiacevole che ancora non è troppo forte, non è troppo intensa e che, no, posso in qualche modo utilizzare a mio, vantaggio per capire che cosa mi sento. Perché il problema della regolazione è proprio connesso al fatto che spesso o non sento l'emozione oppure la sento solo quando è molto forte e quando diventa troppo forte, effettivamente poi faccio fatica a gestirla in un modo diverso. E il terzo aspetto è appunto quello che ho detto poco fa, cioè devo anche essere in grado nel momento in cui esercito la mindfulness di lasciare andare, cioè se io devo imparare a stare nel presente, devo avere l'idea che il presente si modifica continuamente, quindi non mi posso attaccare a qualcosa, ma dobbiamo diventare in grado di evolverci con il presente, lasciando anche andare cose che magari per noi sono importanti. Quindi, quando esercitiamo le abilità di mindfulness, cerchiamo di esercitare dei comportamenti specifici che praticandoli ci permettono di acquisire l'abilità complessiva della mindfulness. Gli obiettivi. Quali sono gli obiettivi della pratica della mindfulness, quindi? Gli obiettivi sono la riduzione della sofferenza e l'aumento del benessere. Chiaramente non è che la mindfulness è la risoluzione di tutti i problemi. È chiaro però che nel momento in cui, come dicevamo prima, mi permette di stare di più sul presente, mi permette magari di incrementare delle emozioni positive, di ridurre delle emozioni negative, di migliorare quindi la mia salute, e mi permette di incrementare il mio livello di benessere in generale. Inoltre mi permette di migliorare i miei rapporti interpersonali. Perché? Perché quando io, ad esempio, ho un problema di regolazione emotiva, io posso, quegli agiti di cui parlavo prima, sono degli agiti che posso avere anche all'interno di relazioni interpersonali, anzi spesso ci sono, quindi magari posso esprimere qualcosa con una forte, forte rabbia, avere dei problemi a livello interpersonale con i miei cari o anche no, o anche con sconosciuti. Quindi nel momento in cui io faccio la mindfulness anche per applicare, no, quelle che vengono definite le abilità di efficacia interpersonale,
Io prima di mettere in atto un'abilità che mi permette di portare avanti i miei obiettivi, ho bisogno prima di avere chiari quali sono i miei obiettivi. Quindi è necessario che nel momento in cui all'interno di un'interazione io inizio a sentire, ad esempio, un'attivazione emotiva, prima di tutto io mi fermo, faccio un respiro e cerco di capire come mi sento, che cosa mi sta passando per la testa, che cosa sta succedendo e quando ho chiaro questo posso agire e mettere in pratica un'abilità che mi permette di in qualche modo portare avanti i miei bisogni all'interno della relazione in un modo che sia realmente efficace. Quindi, in questo senso, la mindfulness mi permette di creare uno spazio mentale, diciamo, tra qualcosa che accade e il mio comportamento impulsivo. In questo spazio mentale aumenta la mia consapevolezza di quello che c'è in termini di pensieri e di emozioni. Quindi in questo senso aumenta anche il controllo della mia mente, perché io divento capace di focalizzare la mia attenzione. Quindi divento il fatto che io mi sento padrona della mia attenzione, che è un'abilità che abbiamo, però spesso possiamo, se è un'abilità che non abbiamo allenato, avere l'idea che non ce l'abbiamo questo controllo. Per questo in realtà dobbiamo allenare la nostra attenzione a andare dove decidiamo noi, a focalizzare l'attenzione dove decidiamo noi. E questo mi permette di prendere distanza dai miei pensieri, prendere distanza dalle mie immagini mentali, prendere distanza dalle mie emozioni. Mi permette di fare una cosa molto importante che è, come dire, proprio alla base della mindfulness, cioè distinguere e separare i fatti dalle mie produzioni mentali, cioè dai miei pensieri, dalle mie emozioni, dalle mie sensazioni, che sono dei processi interni miei, ma non sono dei fatti esterni. E questo quindi è un aspetto molto importante che dobbiamo allenare, un po' come se quando pratichiamo la mindfulness non mettiamo in atto una modifica attiva nell'ambiente esterno o dentro di me, semplicemente cerchiamo di fare chiarezza. Metaforicamente è un po' come se entriamo in una stanza buia, dobbiamo andare alla finestra che è dall'altra parte della stanza e in questa stanza ci sono un sacco di mobili e cose varie. Bene, nel momento in cui io applico la mindfulness è un po' come se metaforicamente io accendessi la luce in questa stanza. Non è che sposto niente, lascio tutto lì, però nel momento in cui accendo la luce capisco. Capisco quello che c'è, capisco dov'è, capisco che strada devo fare per raggiungere la finestra senza farmi male, fondamentalmente. Quindi questo è un aspetto importante della mindfulness, il controllo della mente. E l'altro aspetto è che mi permette di essere più in connessione con la realtà così come si con la realtà delle cose così come si presentano, cioè mi permette di essere di fatto più presente nella mia vita. Per quel discorso che facevamo poco fa, cioè stacco il pilota automatico, ci sono con gli altri, ci sono nelle cose che faccio, sono presente. D'altra parte, il fatto di in qualche modo allenare questo distanziamento, no, tra me e le mie produzioni mentali mi permette anche di allenare la capacità di decentrarmi dal mio punto di vista, da quello che io sento, e quindi anche di diventare più capace di riconoscere la validità, e la bontà nelle cose che accadono, anche in quelle spiacevoli, anche nel comportamento degli altri che a volte non mi piace. Che cosa significa? Non che io l'accetto in termini di mi va bene, ma che inizio a comprendere perché c'è e a dargli un senso. Quindi questo è uno scopo importante che si può allenare attraverso la mindfulness. Oltretutto mi permette, ovviamente, come ho detto prima, di percepire ed esperire meglio le mie emozioni, i miei pensieri, il mio corpo, di avere una visione più chiara delle cose. E di ridurre, questo è un aspetto molto importante, l'influenza della mia storia su quello che mi sta accadendo in questo momento. Cioè noi ci interfacciamo con la realtà attraverso degli schemi di lettura
il nostro modo di interpretare, di vedere le situazioni, è dato da degli schemi di lettura che noi abbiamo acquisito durante la nostra storia di vita. Per cui che cosa succede? Succede che spesso quando abbiamo una forte reazione emotiva nel presente, questa forte reazione emotiva nel presente può essere data certo in parte da quello che mi accade nel presente, ma probabilmente quando l'emozione è molto forte c'è anche una componente che è legata non tanto a quello che sta succedendo realmente adesso, ma all'influenza della lettura, no? Che io do della situazione in base ai miei schemi presenti, che sono una specie di, come dire, lettura del mondo che io ho. Quindi nel momento in cui io esercito e provo ad applicare la mindfulness all'interno di situazioni emotive e situazioni che mi mettono in difficoltà emotiva, io provo a separare e scorporare queste due parti. Quindi provo a cercare di capire, come dire, che cosa c'è di quel malessere che io ho che è relativo al presente e non magari al passato e alla storia che io ho avuto. Quindi in questo senso mi permette di liberarmi da un'eccessiva influenza della mia storia e del mio passato su quelli che sono i miei vissuti attuali. Dall'altra parte mi permette, e un obiettivo importante è quello di sviluppare una capacità di accettazione, di un atteggiamento non giudicante. Perché? Perché l'atteggiamento giudicante è un atteggiamento che facilita problemi di regolazione emotiva, cioè nel momento in cui io adotto un atteggiamento giudicante, mi giudico aspramente gli altri, questo rinforza le mie emozioni emotive, le mie reazioni emotive spiacevoli e quindi rischio di entrare in quelli che vengono definiti dei circoli, dei cicli autoinvalidanti che peggiorano il mio malessere. Quindi l'obiettivo è quello di, appunto, come dicevo poco fa, sviluppare la capacità di vedere le cose che non funzionano e che vanno modificate, certamente, però farlo cercando di adottare un atteggiamento che sia il più possibile gentile, compassionevole, di supporto, quindi autovalidante, verso se stessi e verso gli altri. E questo ovviamente mi permette di agire anche in modo più efficace. Quando applico le abilità della mindfulness, quello che cerchiamo di fare è entrare in quello stato della mente che in DBT viene definito mente saggia. Allora, secondo all'interno del paradigma teorico della DBT ci sono tre stati della mente: la mente razionale, la mente emotiva e la mente saggia. Quando parliamo di mente razionale, parliamo di quella parte della nostra mente che è assolutamente fredda, un calcolatore, quindi è una mente che ragiona per probabilità, per dati di fatto, fa dei calcoli matematici, quindi come dire, è orientata all'obiettivo, orientata al fare e non tiene minimamente conto di quelli che sono tutti gli aspetti emotivi. Quindi da una parte è una mente che mi può aiutare nel momento in cui devo raggiungere un obiettivo. Sicuramente mi aiuta nel raggiungerlo. D'altra parte, se io seguo solo questa mente qua, rischio di non avere delle relazioni interpersonali e di non seguire nulla di quello che mi piace o che non mi piace. Ad esempio, posso essere in questa mente quando mi ritrovo a rimuginare, no? Tra due scelte, cercando di fare la scelta corretta, quella giusta razionalmente, e poi magari però questa cosa mi porta a fare una scelta che non mi soddisfa, per cui mi sento insoddisfatto e dico: ma ho scelto la cosa migliore, però magari seguendo quelli che sono i criteri della mente razionale. Quando parlo di mente emotiva, invece parlo dell'opposto, cioè è una mente che tiene conto solo delle emozioni, esistono solo le emozioni e quindi in qualche modo è un po' rischiosa perché? Perché se esistono solo le emozioni, significa che io ogni 10 minuti potrei cambiare idea su quello che voglio fare, su quello che voglio seguire e rischio di in qualche modo essere soverchiata dalle emozioni perché non sono in grado di stare sui miei obiettivi.
Quindi da una parte è una mente, un aspetto, una parte della nostra mente importantissima, perché è quella che contrariamente alla mente razionale ci dice quello che vogliamo, cioè ci comunica nel momento in cui la sappiamo ascoltare, quello di cui abbiamo bisogno, quelli che sono i nostri desideri, quelli che sono le cose importanti per noi, i nostri obiettivi da raggiungere. Dall'altra parte però da sola non ci porta da nessuna parte, perché non ce la fa a stare sull'obiettivo. Quindi in questo senso, quando parliamo di mente saggia, di che cosa parliamo? Parliamo proprio della capacità di entrare in uno stato mentale che sia e tenga conto, integri gli aspetti della mente emotiva e gli aspetti della mente razionale migliori per noi. Quindi è un po' come se dovessimo mettere le emozioni al servizio dei nostri obiettivi, del raggiungimento dei nostri obiettivi. Capisco dalla mia parte emotiva dove voglio andare, ma tengo conto della mia parte razionale per capire come fare per raggiungere quell'obiettivo. Quindi è un'integrazione di queste due parti. Quando pratichiamo la mindfulness, pratichiamo l'accesso alla mente saggia. Quindi la mente saggia, come la mente razionale e la mente emotiva, ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo tutti. Quello che può essere difficile, soprattutto quando abbiamo dei problemi di regolazione emotiva, è l'accesso alla mente saggia nei momenti in cui ne abbiamo bisogno. Per cui dobbiamo allenarci in realtà proprio a migliorare la nostra capacità di accedervi. Quindi tutte le abilità che pratichiamo sono delle abilità che vanno nella direzione di andare verso quello che ci dice di fare la mente saggia. In generale, diciamo che le pratiche della mindfulness sono di due tipi. Possiamo fare delle pratiche o di focalizzazione dell'attenzione su aspetti specifici, sull'esterno, sull'interno, oppure possiamo fare delle pratiche di mente aperta, cioè non focalizzo la mia attenzione, ma cerco semplicemente di osservare, ad esempio, quello che c'è intorno a me o dentro di me, senza però decidere di focalizzarmi su un aspetto specifico. E inoltre posso anche, nel momento in cui faccio le pratiche, esercitare due atteggiamenti diversi. Un atteggiamento è quello distanziante, quindi, come dire, mi metto e osservo quello che mi sta passando per la testa o quello che c'è al di fuori di me, quindi come se io fossi su una montagna e osservassi ad esempio le mie emozioni che sono in fondo, quindi con un atteggiamento distanziato, oppure posso praticare l'atteggiamento opposto, che è quella della partecipazione completa. Quindi mi immergo in un'attività del presente e cerco di partecipare completamente. Questi diversi tipi di atteggiamenti, diversi tipi di pratiche non sono in contrasto, semplicemente permettono di allenare aspetti diversi e possono essere a seconda delle situazioni più o meno utili. Cioè ci possono essere delle situazioni in cui mi è utile fare un certo tipo di pratica piuttosto che un'altra. Questo da che cosa dipende? Dipende come sempre da quello che è il mio obiettivo e da quello che è il mio bisogno. In generale, le abilità di mindfulness, quindi, mi permettono di incrementare, no, la capacità di comprendere il mio funzionamento, di capire che cosa, come mi influenza l'ambiente, ma come anche io influenzo l'ambiente. Mi permettono di entrare nell'ottica che il dolore e le emozioni negative fanno parte della vita e che non possiamo evitarle, e che l'unico modo per imparare a gestirle è quello di attraversarle in qualche modo. E imparare a starci, che non significa che ovviamente io mi devo necessariamente immergere in un'emozione negativa per, come dire, autoflagellarmi, ma che io so stare con un'emozione, ad esempio, di tristezza senza sentirmi travolto e quindi riesco ad andare avanti poi nella mia vita, nel fare le mie scelte. La mindfulness non è qualcosa di spontaneo e le abilità di mindfulness richiedono molta pratica, quindi per questo solitamente vengono allenate in modo importante all'interno del gruppo. È necessario fare molta pratica soprattutto quando non ce n'è bisogno. Questo in generale tutte le abilità funzionano in questo modo.
Cioè, se noi dobbiamo imparare a nuotare, non è che andiamo a nuotare la prima volta in mare aperto senza aver mai messo piede in una piscina nella vita, no? Quindi, qual è il senso? Se io vado ad applicare un'abilità in un momento di emergenza, probabilmente non riuscirò, dato che sarò travolto dall'aspetto emotivo, non riuscirò a mettere in pratica la tecnica. Quindi la tecnica va applicata e va allenata invece in un contesto protetto in cui semplicemente pian piano si fanno degli esercizi che partono da esercizi un po' più standard, se vogliamo, e poi pian piano diventiamo capaci di esportarle nella nostra quotidianità, nella nostra vita. Quando le abilità di mindfulness sono diverse, sono delle abilità che alleniamo appunto all'interno della terapia e diciamo che si dividono in due categorie fondamentali. Si chiamano abilità del cosa e abilità del come. Che cosa significa abilità del cosa e del come? Tutte queste abilità sono funzionali all'entrare in mente saggia. Le abilità del cosa mi indicano che cosa devo fare per riuscire ad entrare nella mente saggia. Le abilità del come mi indicano come lo devo fare. Quindi sono delle abilità che vengono scorporate perché possono essere allenate in modo separato e a volte non mi posso, cioè, mi possono proprio servire in modo separato. Quindi a volte potrei aver bisogno di mettere in pratica un'abilità piuttosto che un'altra. Quindi è importante allenarle singolarmente. Le abilità del cosa sono principalmente tre e sono l'abilità di osservare, di descrivere e di partecipare. Le abilità del come, anche queste sono tre, e sono l'abilità di farlo in modo non giudicante, facendo una cosa per volta, e di agire in modo efficace. Quando parliamo dell'abilità di osservare, quindi la prima abilità del cosa in modo consapevole, di che cosa parliamo? Parliamo nel cercare di impegnarci in modo attivo ad osservare il momento presente. Quindi cercando in qualche modo di portare volontariamente la nostra attenzione sul presente, che sia al mondo esterno o che sia al mondo interno. Che cosa significa osservare? Io posso osservare solo le cose che posso vedere. Quindi che cosa posso vedere? Io posso vedere il mio mondo interno, le mie emozioni, i miei pensieri, le mie sensazioni fisiche. Posso vedere il mondo esterno, ma solo attraverso i cinque sensi. Non posso vedere, ad esempio, i pensieri degli altri. Non posso osservare le emozioni degli altri o le intenzioni degli altri. Quindi l'abilità di osservare mi permette nel momento in cui, ad esempio, lo faccio con l'ambiente esterno, di imparare a vedere la realtà attraverso solo quelli che sono i dati, no? In qualche modo i dati di fatto, cioè le mie percezioni, quello che sento, quello che vedo, quello che percepisco a livello di tatto, di gusto, di olfatto. Quindi questa è l'unica realtà che noi possiamo realmente conoscere. L'altra, quella del mondo interno degli altri, ci deve essere comunicata dagli altri. Quindi si fanno degli esercizi quando si pratica l'osservazione consapevole proprio per incrementare questa abilità, cioè l'abilità di osservare attraverso i cinque sensi il mondo esterno e poi pian piano di osservare il mondo interno, quindi osservare le mie emozioni, i miei pensieri, come nascono, quando arrivano, come si manifestano all'interno del mio corpo, le sensazioni fisiche, un po' come se avessi un nastro trasportatore e io li vedessi da lontano e inizio a prendere confidenza con questo aspetto. E questo ovviamente migliora la mia capacità di capire le mie emozioni e di saperle in qualche modo identificare. L'atteggiamento che devo avere nel momento in cui faccio questo compito è un atteggiamento curioso, di osservazione curiosa, un po' come se fosse un bambino che non ha mai visto, no? La cosa che sta guardando e in qualche modo deve
impegnarsi attivamente con curiosità per capire che cosa sta succedendo. L'altra abilità che si applica dopo l'osservazione è l'abilità della descrizione, cioè imparare a descrivere in modo consapevole. Che cosa significa descrivere in modo consapevole? Significa imparare a mettere in parole quello che io ho osservato, quindi trovare delle parole giuste per applicare le nostre osservazioni, per comunicare le nostre osservazioni agli altri. Quindi in termini di mondo interno questo mi permette di allenare l'abilità di identificare le mie emozioni, denominarle, dargli un nome, capire, no? Dare un nome a quelle che sono tutte le mie sensazioni corporee. Questo chiaramente migliora l'abilità di regolazione emotiva. Perché? Perché se io poi devo mettere in atto un'abilità di regolazione emotiva per cambiare il mio stato d'animo, per fare qualcosa, per modificare l'intensità, bisogna che io prima di tutto la so identificare, cioè so che cosa sto provando, so come si chiama quella cosa che io sto provando. Per questo si inserisce e in qualche modo rinforza le abilità di regolazione emotiva. Quando io descrivo, chiaramente alleno sempre quella capacità del non giudizio che dicevamo prima, nel senso che dobbiamo allenarci a descrivere anche qua i dati di fatto. Cioè un po' come se, soprattutto quando descriviamo la realtà esterna, io dovessi immaginare che la persona che parla con me non ha idea e debba fare magari un disegno sulla base di quello che io sto dicendo. Quindi il suo modo di venire a contatto con quella realtà di cui io sto parlando è solo la mia descrizione, e per questo mi devo allenare ad essere il più preciso e puntuale possibile, richiamando non giudizi ma dei fatti osservabili che possono essere in qualche modo condivisi. Quindi imparare a descrivere quello che sta succedendo, niente di più, niente di meno. L'altra abilità è quella della partecipazione consapevole. Questa è un po' diversa rispetto all'abilità dell'osservare e del descrivere, perché implica proprio quell'atteggiamento diverso che ho precedentemente accennato, che è il immergersi completamente nell'attività che si sta facendo, quindi diventando un tutt'uno con quello che si sta facendo. Quando si mangia, si mangia. Quando si cammina, cammino, e mi immergo completamente nel flusso. Ora, ci sono delle situazioni in cui può essere più utile che io applico un'abilità di osservazione e descrizione, soprattutto quando devo capire che cosa sta succedendo. Ci sono delle situazioni in cui invece, magari quando devo superare e mettermi in una situazione di cui magari avevo paura o in cui ero in difficoltà, che temo, di cui ho ansia, che tendo ad evitare, in cui invece l'abilità più utile può essere quella proprio di cercare di abbandonare in qualche modo i miei sistemi di giudizio e immergermi completamente nell'attività. Quindi anche qui dipende da che cosa sto facendo e qual è l'abilità più utile in quel momento per me. Per quanto riguarda le abilità del come, il come si fa l'esercizio di mindfulness, abbiamo detto, dobbiamo abituare l'abilità del non giudizio. Abituare l'abilità del non giudizio, come dire, richiede esercizio, perché siamo tutti abituati ad esprimerci con tanti giudizi, sia su di noi che sugli altri. L'opposto del giudizio è l'accettazione aperta, che, e questa è una cosa importante, non significa approvare, come dicevamo prima, negare le conseguenze, accettare tutto e quindi va tutto bene, ma significa prendere atto che a volte ci sono delle cose che non possiamo cambiare, che sono spiacevoli, ma che in qualche modo non possiamo modificare, e quindi semplicemente accettarle, cioè significa prenderne atto. Questo mi permette di migliorare le mie relazioni, se ad esempio
io voglio modificare per forza il modo di pensare di un'altra persona. Qui potrei allenare, e lo si fa, no? Durante il percorso, allenare la mia abilità di non giudizio, cioè mi accorgo nel momento in cui sta arrivando un pensiero giudicante in cui io voglio per forza attaccarmi all'idea di modificare quello che tu stai pensando, perché non è quello che penso io. Quindi in questa situazione potrei notare che mi sta venendo questo pensiero, fermarmi e dirmi qualcosa del tipo: ok, è così, non mi piace, posso allenare la mia abilità di accettare questa situazione. Quindi in qualche modo allenare in questo senso il mio non giudizio. La stessa cosa lo posso fare per me, quando ad esempio mi capitano delle cose che mi danno fastidio, che non mi piacciono, in cui facilmente mi parte la tendenza a giudicare me stesso e gli altri. L'altra modalità con cui che dobbiamo cercare di allenare quando si fa mindfulness è l'abilità di essere compassionevoli, che significa anche qui adottare un approccio rispettoso, supportivo nei confronti di sé e del mondo. Non significa va bene tutto, facciamo i buonisti della situazione, significa semplicemente provare a decentrarmi e a vedere che in questo mondo siamo tutti vulnerabili, ognuno di noi ha delle difficoltà, e per cui anche se quello che gli altri fanno o a volte quello che io faccio non mi piace, posso cercare di modificare quello che posso modificare, del resto ne posso prendere atto e in qualche modo cercare di non attaccarmi al giudizio degli altri necessariamente, cioè posso riconoscere il perché qualcuno si comporta in un determinato modo, anche se non mi piace, e semplicemente prenderne atto. Fare una cosa per volta è un altro aspetto della mindfulness importante, perché mi aiuta a stare completamente nel presente, cioè se io alleno la mia capacità di immergermi in attività alla volta, questo mi permette di stare più ancorato nel presente. Chiaro che non si può sempre fare una cosa per volta, che spesso siamo multitasking, però è necessario allenare un po' questa abilità. Poi potremo scegliere, ci saranno delle situazioni in cui riusciremo a fare una cosa per volta, ci saranno delle situazioni in cui questo non sarà possibile e non lo faremo. In ultimo, l'ultima abilità del come è come fare queste abilità, come applicare in un modo efficace. Cioè, spesso le nostre emozioni ci guidano a comportarci in un modo molto veloce, verso azioni che poi dopo sono efficaci nel breve termine, ma nel lungo termine risultano assolutamente insoddisfacenti. Quindi agire in modo consapevole, in modo efficace, significa che in qualche modo io mi fermo e provo a fare la cosa giusta nel momento giusto. E la cosa giusta nel momento giusto può anche rendere necessario mettere da parte i miei bisogni. Se io nel breve termine, mettendo da parte i miei bisogni nel breve termine, posso ottenere nel lungo termine un risultato più utile per me. Quindi questo, il fatto di agire in modo efficace, richiede di abbandonare quell'idea del, ad esempio, che possiamo avere spesso, è una questione di principio, in cui magari per questioni di principio litighiamo con delle persone care o creiamo delle situazioni di conflitto che poi aumentano il nostro malessere. Ecco, questo è un classico esempio in cui possiamo fermarci e pensare: qual è la cosa più efficace per me in questo momento? E questa quindi è un'abilità che possiamo incrementare e rinforzare attraverso le abilità di mindfulness. Cioè, il punto è: accade qualcosa, mi fermo, faccio un respiro, cerco di focalizzarmi su quelli che sono i miei bisogni e cerco quindi poi di andare nella direzione che mi permette meglio di raggiungerli.
anche se l'emozione del momento non mi porterebbe a fare quella cosa che io sto facendo. Quindi tutte queste abilità, in ultimo, vengono acquisite, quindi all'interno dei gruppi, perché i gruppi sono importanti? Perché nei gruppi c'è lo spazio per allenarle. Si allenano queste abilità, si rinforzano. E poi alla fine si generalizzano. Che cosa significa si generalizzano? Che quando si acquisiscono attraverso magari degli esercizi standard che facciamo tutti assieme, in terapia individuale o di gruppo. Dopodiché, nel momento in cui io li rinforzo, li posso portare fuori. Che cosa intendo per portarli fuori? Che li posso generalizzare a situazioni di vita quotidiana che riguardano appunto la mia individualità, quindi nelle situazioni per me più difficoltose, di maggior vulnerabilità, quindi in qualche modo si andranno a generalizzare a quelli che sono i bisogni e le necessità della persona. I modi per praticare la mindfulness sono svariati, in particolare appunto possiamo fare delle meditazioni guidate. Possiamo fare delle meditazioni indipendenti, ma le meditazioni indipendenti, soprattutto all'inizio, nel momento in cui non si è mai praticato mindfulness, sono un po' difficili perché non hanno l'audio sotto del terapeuta o della persona che guida. E poi c'è anche tutta una serie di pratiche che invece, oltre che le focalizzazioni sul respiro, richiedono proprio di mettere in pratica quegli esempi, ad esempio, che vi ho fatto prima, cioè provare ad applicarle alla vita quotidiana, in quello che mi accade, in quello che mi succede, per incrementare la consapevolezza, perché poi l'obiettivo è quello, cioè anche quando si fanno le focalizzazioni sul respiro e le meditazioni guidate, l'obiettivo è quello di riuscire ad allenare l'abilità per poi saperla utilizzare quando mi trovo nella situazione di difficoltà relazionale o interpersonale o comunque una situazione di difficoltà emotiva. Quindi quello poi diventa sempre l'obiettivo finale. E in ultimo vengono utilizzati solitamente dei diari di automonitoraggio per cercare di tenere sotto controllo le varie pratiche. Allora, ora io ho concluso la presentazione, vi farei, Alessandra, c'è tempo per fare? Non ti sento. Scusa che toglievo per far sentire meglio. Sì, c'è tempo. Ok. Sono 7:15, magari sì, facciamo di un po' meno di 10 minuti. Ok. Allora facciamo una breve focalizzazione sul respiro per fare un'esperienza pratica prima di chiudere di quello che si intende con pratica della mindfulness. Vi chiedo di mettervi in una posizione, chi vuole farlo, ovviamente chi non lo vuole fare non lo fa, chi vuole farlo prova a mettersi in una posizione seduta, con i piedi ben appoggiati sul pavimento, non teniamo né i piedi incrociati né le gambe accavallate, ma mettete i piedi nel pavimento, le mani ben appoggiate sulle gambe, la schiena dritta, le spalle rilassate. La testa alta, come se ci fosse un filo che dal soffitto porta, la tiene alta. E non siamo rigidi, lasciamo andare le spalle e poi chiudiamo gli occhi. O se preferiamo tenere gli occhi aperti, possiamo comunque tenere gli occhi aperti, però fissando un punto nel pavimento di fronte a noi in modo fisso durante tutta la pratica. Iniziamo ad accomodarci un po' in questa posizione e iniziamo ad ascoltare quelle che sono le sensazioni di contatto. Il contatto dei piedi col pavimento, il contatto della schiena nella superficie a cui si appoggia, il
il contatto del resto del corpo con la superficie che lo sorregge. E iniziamo a dirigere la nostra attenzione sul fluire degli eventi che affollano la mente. Quali pensieri sono presenti? Iniziamo a notarli come se fossero semplicemente degli eventi mentali. Notiamo le emozioni e prestiamo attenzione ad ogni sensazione di disagio, senza cercare di scacciarla o tacitarla. Limitiamoci solo ad osservarla. E riconoscerla con gentilezza. Possiamo dirci: ecco, questo è quello che c'è in questo momento. Lo stesso facciamo con le sensazioni fisiche. E prendiamoci un attimo per stare con queste sensazioni, permettendogli di rimanere dove sono, senza mandarle via. Dopo esserci concessi di staccare il pilota automatico e di stare in questo stato con quello che si presenta, proviamo a focalizzare la nostra attenzione su un unico oggetto, il flusso del nostro respiro. Ascoltiamo il nostro corpo mentre ispiriamo e sentiamo che si espande, e mentre espiriamo e sentiamo che si rilascia. Prestiamo attenzione al movimento a fisarmonica dell'addome, che permette alla nostra aria di fluire, inspirando ed espirando. Ascoltiamo l'aria che entra e l'aria che esce. E permettiamo alla nostra attenzione di fondersi con i movimenti del nostro corpo. L'aria entra ed esce. Entra ed esce. E se qualche pensiero si affolla, gentilmente lo scacciamo con gentilezza e riportiamo l'attenzione sul nostro respiro. Seguiamo il nostro respiro come se tutto il nostro corpo stesse respirando.
L'aria entra. Ed esce. Mentre ispiriamo, ispiriamo attenzione verso il corpo che si espande. E mentre espiriamo, il corpo si rilascia e lasciamo andare questa consapevolezza. L'aria entra ed esce. Entra ed esce. E seguendo il percorso che l'aria fa dentro di te, arrivi al punto della tua mente saggia. Ed ora, lentamente, riporto l'attenzione nella sensazione di contatto del corpo con la superficie che lo sorregge, delle mani, dei piedi. Inizio a muovere delicatamente le mani, le dita. Inizio a muovere un po' le spalle. E quando me la sento, delicatamente apro gli occhi. Allora, la pratica è stata breve per motivi di tempo, però era un po' per darvi un'idea di quello che significa fare una pratica di mindfulness e se qualcuno vuole condividere qualcosa rispetto alla pratica è libero di farlo nella chat. Intanto Luana ti indico alcune domande che mi chiedono appunto. Una domanda è appunto, presentando abilità mindfulness, ha fatto riferimento a esercizi dentro e fuori di noi, come se stessimo su una montagna e osserviamo cosa c'è. Può farmi un esempio chiarificatore sugli esercizi che si possono proporre? Ok, sì, questo è relativo a due differenti atteggiamenti che possono essere, come dire, allenati nel momento in cui si fanno queste pratiche. Cioè, si può allenare l'atteggiamento di distanziare, no? Quelli che sono i nostri eventi interni, ad esempio, e quindi, ad esempio, fare degli esercizi in cui è un po' come se osservassimo i nostri eventi interni, i nostri pensieri che ci vengono alla mente, le nostre emozioni, le nostre sensazioni come se fossero sul nastro trasportatore e fossero al di fuori di noi, distanziati da noi. E queste sono di solito degli esercizi che si fanno per rinforzare l'abilità di osservare, no? Quindi quando dobbiamo cercare di capire, di osservare e di descrivere quello che abbiamo e c'è dentro, ad esempio, di noi, ma possono anche essere fatti con l'esperienza esterna a livello percettivo. Mentre nel momento in cui elaboriamo, facciamo una pratica in cui io
mi metto completamente all'interno della situazione, quindi faccio un'abilità di mindfulness in cui ad esempio partecipo completamente. Quindi lo scopo, ad esempio, può essere nel momento in cui evito una situazione che però, come dire, non mi è utile evitare. Può essere quello di mettermi completamente nella pratica e cercare di allenare piuttosto che osservare e descrivere il fatto di essere completamente dentro la situazione che sto facendo, quindi cercare di fondermi quasi con quello che faccio, cercare di sentirmi parte integrante di quello che faccio senza mettermi a osservare come se fosse una posizione esterna. Sono due atteggiamenti diversi che possono essere praticati e che sono utili in situazioni diverse a seconda della necessità. Tutti commentano che è stata una pratica molto utile, significativa, interessante, bella. Ok. E poi chiedono se è possibile fare un esempio concreto su cosa significa prestare attenzione al momento presente, magari con un esempio di vita quotidiana, ad esempio mentre si è in passeggiata. Beh, Cosa vuol dire? se io posso, voglio fare un esercizio di osservazione, ad esempio nel momento in cui vado a fare una passeggiata, posso cercare di focalizzarmi su quello che c'è intorno a me. Anzi, questo è proprio un esercizio che a volte, può essere proprio utile da fare, perché spesso, ad esempio, andiamo a fare le passeggiate e mentre andiamo a fare le passeggiate pensiamo a tutt'altro, per cui non abbiamo, come dire, anche il beneficio del fare una passeggiata viene perso completamente. Posso andare in un parco, ad esempio, a fare una passeggiata e cercare di focalizzare la mia attenzione su quello che c'è intorno a me, sulla natura, se mi piace la natura, sui fiori, sugli alberi, sulle persone che sono intorno a me, quindi su tutto quello che è un'esperienza concreta, percettiva, che mi permette di essere radicato nella realtà in cui sono e non da un'altra parte, per cui magari faccio un'attività piacevole, ma anche se faccio un'attività piacevole, se mentre la faccio penso a qualcos'altro, ha perso la valenza dell'attività piacevole, del perché la stavo facendo. Poi chiedevano se prevediamo di fare questi corsi online. Al momento no, non abbiamo strutturato di fare dei gruppi mindfulness in maniera particolare o questo corso online. Leggo altre. Boh, questa è una domanda. Voleva chiedere se utilizziamo anche a livello di pratica clinica individuale la mindfulness. Sì, si può utilizzare. Un po' con quando, con che scopo sempre. Sì, cioè nel senso non facendo terapia mindfulness, ma utilizzandola come ho detto prima, no? Come un'abilità di allenamento che mi permette, se io faccio psicoterapia, come dire, cerco già di allenare quelli che sono la focalizzazione sugli stati interni, se a questo io ci abbino magari della mindfulness, può essere che mi aiuta a potenziare quella capacità di riconoscere i miei stati interni, quindi come integrazione. Poi mi chiedono ad esempio se c'è un corso specifico per diventare istruttore mindfulness, un percorso, ci sono quei master. Sì, ci sono dei master per diventare istruttore mindfulness. Cioè, ci sono tutti dei percorsi specifici che vanno fatti, delle formazioni. Ok, poi sottolineano, ti fanno molti complimenti. Ok. Allora, vedo anche le domande di qua. Ok, allora, una domanda era rispetto al comportamenti disregolati.
Se una persona per gestire uno stato emotivo si rifugia nello scarico fisico, esempio esercizio fisico manuale, considero che anche qui si possa parlare di disregolazione emotiva. Allora, bisognerebbe vedere un pochino meglio i singoli episodi per capire, no, se c'è un problema di disregolazione emotiva o meno, perché un conto è provare delle emozioni forti e un conto è essere completamente in preda a un'emozione disregolata. E poi bisogna anche vedere ogni quanto mi succede, se è una cosa costante, in che situazione, no? Se mi è successo in una situazione sporadica o se è qualcosa che mi capita frequentemente. Sicuramente l'attività fisica è in ogni caso un buon modo per gestire un'emozione, come dire, disregolata, piuttosto che mettere, in atto un comportamento che può avere delle conseguenze negative. Quindi, come dire, fa proprio parte anche di abilità di gestione della crisi. Chiaro che se sono sempre in crisi è un problema, però ecco, se in una situazione io sono in difficoltà emotiva e la applico come abilità, è un buon modo. Ok. Poi chiedono se l'utilizzo delle campane è necessario o facoltativo. No, non è necessario. Solitamente facendo spesso la pratica lo utilizzo, è utile per dare, come dire, un inizio e una fine, ma non è necessario per la pratica. E poi sottolineo magari la differenza tra la mindfulness e un training autogeno di rilassamento. Sì, sono un po' diversi, nel senso che con la mindfulness si vuole proprio allenare un atteggiamento, no? Mentale, come dicevo, quindi è un qualcosa che mi permette, prima di tutto la mindfulness non è un rilassamento, sono due cose diverse. Cioè la mindfulness richiede proprio di essere molto attenti, fare degli esercizi di mindfulness può essere anche molto faticoso. E mentre facciamo l'esercizio di mindfulness possono anche emergere delle emozioni negative o spiacevoli. Quindi, in qualche modo, l'obiettivo è proprio quello di aumentare l'attenzione, di imparare a focalizzarla così bene da sentirci padroni. Il training di rilassamento ha come obiettivo quello di rilassare. Poi può essere che se faccio la mindfulness mi rilasso, però non è l'obiettivo principale, diciamo, del motivo per cui la si fa. Poi chiedono appunto se la pratica della mindfulness si impara attraverso questi corsi, abbiamo detto che ci sono dei corsi, dei master, o in una scuola di psicoterapia particolare. Diciamo che all'interno, ad esempio, di studi cognitivi vengono fatti proprio degli workshop sulla mindfulness per imparare questa pratica. E poi ci sono dei master che vengono fatti. Sì, dipende anche dall'utilizzo che, no, se ne vuole fare, quindi da quello che è poi l'obiettivo. Per alcune cose possono essere bastare appunto i workshop, se per altre cose può essere più utile fare degli approfondimenti. Vediamo se c'erano altre domande. Dice un commento, è molto simile alla meditazione Vipassana. Beh, è nata da lì. Ovviamente, come dicevo all'inizio, scorporata tutta quella che è la componente no, religiosa e quindi utilizzata solo come tecnica, però sicuramente sì. Per quanto tempo bisognerebbe praticarla e con quale cadenza? Allora, diciamo che i risultati di efficacia ci dicono che almeno appunto un paio di mesi di pratica è necessaria per iniziare a vedere dei risultati. E la cosa ottimale sarebbe la pratica quotidiana. Poi è chiaro che, come dire, ognuno può fare con i suoi tempi, con le sue disponibilità, con quello che riesce a fare e semplicemente
come dire, allungare i tempi. Chiaro che se io riesco a fare una pratica costante, ottengo dei risultati più velocemente, in modo più efficace che se non li faccio, ecco. Dicono se ci sono, se c'è appunto un utilizzo anche con i bambini e non solo con gli adulti. Sì, c'è un utilizzo anche con i bambini è diverso perché ovviamente si fa in una modalità diversa rispetto agli esercizi che si fanno con gli adulti di focalizzazione, si utilizza di più il gioco, quindi proprio come in generale qualsiasi attività fatta con i bambini richiede più un'integrazione con tutto quello che è l'aspetto giocoso, però sì. Vedono quanti minuti al giorno. Dipende da quanto si riesce, cioè se si riesce anche ad allenare 1 minuto al giorno, va bene 1 minuto al giorno, se si riesce a fare di più, meglio, cioè dipende quanto ce la faccio, l'importante è provarci e cercare di, come dire, provare magari anche ad applicare le attività quotidiane, quindi ad esempio faccio un'attività quotidiana e provo a stare focalizzata in quell'attività che sto facendo e nel momento in cui i pensieri se ne vanno, mi portano da un'altra parte, io provo a riportare l'attenzione su quello che sto facendo. Poi è chiaro che le pratiche sono comunque un po' più lunghe perché ci possono essere pratiche di 5, di 10 minuti, di mezz'ora, di un'ora, ci possono essere insomma varie tipologie di pratiche. Penso che per qualcuno che non l'ha mai praticata, l'importante sia magari provarci semplicemente e vedere come va. Anche per poco, la costanza è più importante della durata in generale, della durata di quanti minuti, diciamo. Okay. Poi chiedono, vorrei un'opinione personale della professionista. Secondo lei, nella società di oggi è fondamentale divulgare i benefici della mindfulness e raggiungere più persone possibili? Beh, sicuramente, come dire, ci sono dei dati di efficacia che mettono in evidenza come cercare di sviluppare e rinforzare questo tipo di atteggiamento migliora comunque sia il benessere psicologico, riduce lo stress, migliora il funzionamento del sistema immunitario. Quindi è chiaro che, come dire, è consigliabile, poi non è obbligatorio, quindi ognuno può scegliere a seconda di quello che insomma sono le proprie possibilità e di quelle che sono le proprie preferenze, altre attività. Però sicuramente non è una cosa che fa male se la si fa, ecco. Ok, chiedo una cosa, ad esempio, ma se durante il mio lavoro sono concentrata in quello che faccio, sto praticando? In quel momento in cui sono concentrata nell'attività che faccio, io sto allenando la mia capacità di stare focalizzata. Quindi è un'abilità, no, tra quelle che abbiamo visto, mantenere l'attenzione focalizzata. Ci chiedono se sappiamo, ma io questo non so rispondere, dei master riconosciuti dal MIUR o simili. Allora, ora io in questo momento così non so rispondere, magari se Magari quando mandiamo poi la mail con le slide aggiungiamo anche questi riferimenti, magari. esatto, perché così non E vorrei poi, magari tralasciarne alcuni o di appunto, non so. So quello di Verona, però non, magari ce ne sono altri, quindi magari una risposta più completa ve la diamo quando mandiamo la mail con le slide. Poi ci chiedono se ci sono persone a cui è sconsigliata la pratica. Allora, la pratica non è sconsigliata, dipende ovviamente dal livello di difficoltà che si ha nel praticarla e nell'applicarla, no? Ci sono, a seconda delle problematiche che si hanno, dei modi, no, migliori per praticare, cioè ci sono delle pratiche che sono ad esempio molto lunghe,
Ma per riportare all'esempio di questa sera, quando abbiamo dei problemi di regolazione emotiva, non è utile fare delle pratiche lunghe fin dall'inizio perché probabilmente si farà più fatica. Quindi di per sé non è che è sconsigliata la pratica, bisognerebbe capire le esigenze della persona e la situazione specifica per capire da che punto partire, diciamo, ecco. Allora, è una pratica indiana, sentivo prima nelle vostre specifiche. Riguarda, diciamo, il buddismo. Sì, ci sono delle meditazioni, è nata da lì, quindi tutte queste meditazioni sono nate all'interno del contesto spirituale, appunto, delle pratiche zen, buddiste, vipassana, come veniva detto anche prima in un'altra domanda, e poi dopo è stata, come dire, presa, estrapolata come tecnica e portata nel contesto occidentale, quindi, come dire, tolta da tutto quello che è l'aspetto spirituale e religioso, che può esserci, quindi non è che è semplicemente che non è obbligatorio per praticare, aderire a tutto quello che è la componente spirituale, quindi può esserci come no. Poi ad esempio chiedono da dove partire quando tutto ciò che succede nella quotidianità sfocia in un comportamento di irritabilità, quindi più rabbia, quindi come sulla parte della disregolazione emotiva proprio. Bisognerebbe capire un pochino meglio ovviamente l'esempio singolo perché poi si rischia di essere generici e quindi non. Bisognerebbe anzitutto fermarsi e capire appunto che succede, nel senso che sappiamo che le emozioni sono, no, il punto di arrivo di tutta una serie di. Accadono delle cose nella mia vita. Mi partono dei pensieri e questi pensieri automatici generano delle emozioni negative, delle emozioni di irritabilità. Quindi bisognerebbe fermarci un attimo e ragionare, poi su quello che ha fatto partire e su quelli che sono stati i miei pensieri all'interno della situazione che poi mi hanno portato ad avere delle reazioni di irritabilità. Cioè l'irritabilità è appunto una conseguenza, la parte finale di una catena di cui dobbiamo capire gli anelli precedenti per imparare a regolarla. Poi chiedono se è anche indicata per le dipendenze patologiche. Sì. Assolutamente, Sì. La dipendenza è proprio vista appunto come il comportamento, no? Disfunzionale, non so se è stato seguito la prima parte, però in cui dicevamo che il comportamento disfunzionale è l'esito, no? Di una difficoltà di regolazione. E quindi assolutamente nel momento in cui pratico la mindfulness cerco invece di prendere contatto con tutte quelle emozioni spiacevoli che nel momento in cui ho una dipendenza, cerco di non sentire. È proprio una pratica legata proprio a tollerare quell'impulso, a stare a gestire l'impulso della sostanza, quindi insomma, è molto utilizzata anche per le dipendenze, sì. Degli esercizi vi chiedono semplici da cui partire per iniziare a praticare. Degli esercizi semplici da cui partire, si può iniziare con delle focalizzazioni sul respiro basiche, un po' come quelle che ad esempio come pratica abbiamo fatto oggi per esempio, oppure applicata alla vita quotidiana, quindi provare, come accennavo prima, magari a focalizzare, cercare di essere presenti nelle attività che facciamo quando le facciamo, cercare di allenare
il fatto di entrare in contatto con la realtà attraverso i cinque sensi, quindi cercare di stare focalizzati su quello che vediamo, sui suoni che percepiamo nell'ambiente, sul gusto di quello che mangiamo, ad esempio ci sono delle pratiche di mindfulness applicate al cibo, quindi esercizi di questo tipo. Mi chiedono se c'è questa domanda e non saprei rispondere. Difend tra istruttore di mindfulness e facilitatore di mindfulness. Non so cosa sia il facilitatore di mindfulness in realtà io. Non lo so neanch'io, mi viene in mente. Non so se... Cioè, se pensiamo quando uno è istruttore, facilitatore, non la so bene questa figura, cosa si intenda. Ruggero penso sia il nome, non so cosa sia un facilitatore di mindfulness come figura proprio, poi. Ok, diciamo che ci siamo dilungati perché è stato sicuramente un argomento interessante. Ok. È un corso online che ho fatto anche io con un Mindful Education, corso fatto molto bene. Non lo so, non conosciamo, non saprei la differenza. Ok, altre cose, le ultime proprio prima di chiudere, dato che grazie che siete stati proprio fino a... Allora, c'è scritto, sto leggendo un libro che parla di mindfulness e il lavoro a maglia. Avete qualche spunto, articolo su queste due pratiche insieme? Sulla mindfulness, scusami. Il lavoro a maglia, cioè come pratica, penso. Non lo so. No, però ci sia una connessione. Sicuramente lavorare a maglia aiuta la concentrazione, come diceva, però che ci sia rispetto a queste due pratiche messe insieme, no. Non, almeno io non conosco articoli o cose specifiche. Anche io. Allora, chiedono in quali altri appuntamenti. Ok, gli appuntamenti ne abbiamo uno il 27 di luglio, che sarà al mattino questo, dove ci concentreremo proprio sul quando utilizziamo il cibo per regolare le nostre emozioni. Poi ce ne sarà uno a fine agosto, il 25, ma poi, e poi verranno messe tutte le volte nel nostro social. Ne faremo uno sulle problematiche relazionali e la disregolazione emotiva. Poi ce ne sarà uno a settembre ed uno a ottobre, per adesso, uno quello di settembre sulla la gestione della frustrazione, e quello di ottobre invece sarà la difficoltà nella gestione delle emozioni dal passaggio tra la fase adolescenziale e l'età adulta. Queste sono le tematiche che verranno ogni volta ricordate appunto tutti sui nostri social, così da poter, chi è interessato, fare. Ricordiamo che appunto approfondiamo proprio queste tematiche, come quelle della mafia, come prima, proprio perché all'interno del nostro centro stiamo facendo appunto questo percorso per i disturbi della personalità in maniera particolare. E quindi utilizziamo assolutamente anche questa pratica, che chiedevano prima appunto se li facciamo in presenza o meno. Da settembre il gruppo che partirà sarà un gruppo in presenza, diciamo che abbiamo gli spazi necessari per mettere, diciamo, in sicurezza, quindi quel gruppo che partirà a settembre sarà così. E quindi chi è interessato, meno i nostri contatti li vedrete appunto nelle slide che manderemo, ma li vedete anche sotto, c'è la slide,
E basta, vi ringrazio per l'attenzione. Mi richiedono ancora se non rilasciamo per questi brevi webinar attestati di partecipazione perché sono brevi e informativi, quindi non lasciamo questi attestati. Ok, vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo se parteciperete ai nostri altri incontri. Grazie a tutti, grazie Luana. Grazie a te Alessandra, grazie a tutti. Buona serata, grazie. Buona serata.